The most famous reindeer of all. Charles. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. Ragazzuoli, buongiornissimo. Allora, oggi diciamo weekend vlogmas che inizia praticamente con il voiceover, ecco, diciamo che farò sia parti alternate di voiceover che anche parti parlate. Qui stavo praticamente rifacendo il letto e niente, as always, every day in my life, proprio. E niente, insomma, sì, il mio sabato mattina è iniziato molto a rallentatore, devo essere sincera, quindi vabbè, stavo un attimo sistemando un po' di cose come al solito, che nonostante la camera mia sia un buco, io non capisco come mai, insomma, io riesca a creare così tanto casino in pochi metri quadrati di stanza. Qui invece apriamo finalmente il calendario dell'avvento. E niente, vabbè, devo dire che mi trovo super super bene, ne approfitto insomma perché faccio tendenzialmente colazione con mia mamma. Questo, devo essere sincera, è stato l'unico che non mi è piaciuto tanto, ma perché a me non piace tanto la vaniglia e soprattutto il caramello, ancora peggio, però vabbè, l'ho bevuto lo stesso insomma. E abbiamo fatto colazione appunto io e mia mamma con questo tè. Ovviamente appunto sabato mattina mi sono impegnata ad iniziare anche l'impacchettamento regali e niente, qui stavo praticamente impacchettando il regalo della Bea. Ovviamente non vi farò vedere che sia mai che veda sto video e poi le spoilerò tutto, no. La carta l'ho presa, se non mi sbaglio, nel negozio cinese, insomma, vicino a casa mia, ma anche tipo tutti gli addobbi e gli addobbi, ciao, lo scotch, ecco, lo scotch quello particolare che ho utilizzato anche per realizzare il calendario dell'avvento di Marco. E però invece il bigliettino è di Tiger, ecco, in realtà ne avevamo ancora un pochettino perché, cioè, penso sia di anni passati e niente, quindi il bigliettino l'avevo preso da Tiger. Qui il mio pranzetto, molto easy, riso al vapore bollito, cioè riso al vapore, scusatemi, e le polpettine di carne, penso bianca, e niente, la zucca saltata in padella, ovviamente qui amici, perché il sabato pomeriggio alle 2, qua ho dovuto mettere un rallentatore di Sebastian, che io adoro, veramente adoro, e nulla. Se sentite il caos è perché ci sono purtroppo anche i miei nel voiceover in questo momento, vabbè. Ragazzuoli, buon sabato. Allora, eccomi, finalmente mi faccio vedere, parlo, eccetera. Io sono ancora in pigiama, penso che ci resterò in pigiama, cioè in realtà ho deciso che più tardi mi faccio una bella doccia. Vabbè, insomma, sono veramente disastrata. Oggi è stata una giornata così, avrei dovuto fare un sacco di cose, ma in realtà non ho fatto un cavolo, cioè nel senso ho fatto, ma relativamente. Niente, ieri sera che era venerdì mi sono messa in videochiamata appunto con la mia amica Eli, cioè siamo rimaste insomma fino a tipo a mezzanotte al telefono e stamattina, cioè poi ovviamente io col fatto che ho problemi a prendere sonno non sono riuscita a dormire subito, quindi nonostante comunque fosse mezzanotte e effettivamente avessi sonno, ma vabbè. Sono giorni un po' così, purtroppo. In tutto ciò ho provato anche il kit del semipermanente, cioè che non è un kit del semipermanente, è un kit simile semipermanente, che però si chiama Peel Off, e l'ho provato sui piedi, mi sono fatta i piedi con lo smaltino rosso, che in questo momento voi non vedete, però giuro che poi metto le clip così vi faccio vedere, e ho intenzione di farlo momentaneamente finché non inizio a lavorare anche sulle unghie, però lo faccio trasparente così almeno si nota anche meno, volevo vedere effettivamente se sulle unghie durasse insomma un po' di più. Per adesso non ho intenzione di tagliarle, le lascio così, queste qua sono le mie unghie adesso dopo che mi sono strappata prima della laurea il gel, perché praticamente le avevo fatte da una ragazza, però lei le fa in casa. Quando appunto le dovevo andare
andare a rifare perché avevo l'appuntamento prima della laurea. Ovviamente col DPCM eccetera non sono più potuta uscire di casa, purtroppo me le sono praticamente strappate letteralmente. Ci ho praticamente messo solo l'olio di mandorle. Io ogni sera applicavo olio di mandorle perché mi facevano proprio male da quanto me le ero strappate. Mi ricorderò sempre che il giorno della laurea avevo messo praticamente lo smalto trasparente e anche il ricostituente, quello lì della Rimmel, ma vi giuro che avevo le unghie non disastrate di più, c'erano proprio bruttissime. Stavo praticamente elaborando un video perché non so come mai questo qui, che dovrebbe uscire tecnicamente oggi, ma YouTube non me lo considera idoneo, quindi non me lo fa monetizzare, perciò vabbè, adesso stavo un attimo modificando insomma alcune cose. Se ci impiega ancora così tanto, perché doveva uscire alle 5 in realtà, se ci impiega ancora così tanto lo modifico direttamente dal programma di editing. E niente, poi stavo guardando in realtà il vlogmas di Martina, ecco qua, e lei mi piace tantissimo come ragazza, molto molto semplice. Poi in realtà ultimamente sto guardando tipo i vlogmas di chiunque, magari non li finisco tutti, non li vedo tutti, però sto veramente guardando un botto di vlogmas. Cassoli, volevo farvela vedere in azione. È una lampada semplicissima dove voi mettete la mano, vedete, e in base a quando mettete la mano si accende la lampadina. E questo qui invece è tutto il kit, dove in realtà, vabbè, c'è questo coso qua che, viva la professionalità, non so come si chiami tecnicamente, ma è un coso che serve per spostare le cuticole. Questo penso che è tipo una specie di alcol che sembra, cioè serve penso per sgrassare. E qua ci sono gli smaltini. Allora, e qua vabbè c'è un altro cavetto però. Eccole qua, queste sono le mie unghie con il peel off. Ok. Ciao. Poi c'è... Ma dimmi altro, raccontami un po' di che io non so niente. Non mi ricordo neanche più da dove devo iniziare. Allora... Ma quando ti sei svegliata, anzi siamo andati a dormire. Ragazzuoli, è arrivato il momento, prendete carta e penna. Beh, c'è mia mamma che ha detto che assolutamente non vuole essere filmata, però vi facciamo vedere come si fanno i lumpia, che sono praticamente involtini, ecco, di carne, sono proprio questi qua, ok? Questi, come si dice, i foglietti fatti così, si prendono tendenzialmente nei negozi asiatici, ok? La versione di questi, insomma, di questi lumpia che sono involtini con dentro la carne, però è la versione di mia madre, quindi non è la versione originale che voi vedete in generale anche in altre ricette o comunque in altri video su YouTube, perché in realtà tendenzialmente il ripieno lo si fa con la carne cruda, la cipolla, giusto mamma? A nessuno piace, quindi mia mamma non mette la cipolla. Fatta tutta questa premessa, volevamo farvi vedere il procedimento. Quindi, questi fogliettini, insomma, questi... come si chiamano questi, ma? Cioè, sono fatti di riso. Sono questi qui, come potete vedere, che ovviamente quelli uniti... qua voi li ritrovate qua dentro tendenzialmente, e sono questi foglietti, ok? Li devi staccare uno a uno. Esatto, che sono appunto da staccare uno a uno, fatti così. E questi appunto si prendono nel negozio asiatico. Questa pappettina che voi vedete è il ripieno, dopo vi faccio vedere il procedimento di proprio come si fanno questi involtini, insomma. Ed è appunto carne macinata, una patata bollita, giusto? Una o due patate bollite in base alle dosi. E anche la carota è bollita, e anche la carota bollita. Tagliate proprio fini fini fini, e poi va a creare questo composto, insomma, non so bene come si chiami, però insomma, esatto, e poi va a fare i roll che diventano così.
Ok, questi qua sono fatti con la banana, che è una banana, però non è la banana quella italiana, cioè italiana, banana quella banana non è italiana, ma vabbè. che si trova sempre Esatto. Però anche questi sono dolci, sono sono praticamente dolci. involtini, sono un po' più grossi, dolci, vedete? Sono fatti così. Il procedimento è sempre lo stesso che adesso vi faccio vedere. Comunque, questi qua sono alla banana che, per esempio, io non mangio, però mia mamma e mio papà li mangiano. Ok, allora vi facciamo vedere il procedimento effettivamente come si fa. Ma prendo una piccola quantità. Tac. E chiudi con un goccio d'acqua. Esatto. È tutto così il procedimento e poi ovviamente va tutto fritto. Mia mamma mi ha detto che in questo impasto ha aggiunto l'emmental, un po' di parmigiano, ma sappiate che questa è una versione un po' italianizzata, ok? Non è la versione classica che voi trovate, perché di solito questi lumpia, che si chiamano così, hanno la carne tendenzialmente è sempre cruda quando si fa tutto Cruda, questo impasto, grazie, sì. cruda con l'aglio, la cipolla, il sedano e altro, cioè che veramente, boh, vabbè, per noi è un po' too much, cioè sia io, mia mamma che mio papà non li mangiamo. E tra l'altro il fatto di aggiungere, le patate, le carote così bollite rende ancora la carne più succulenta e morbida. Sono tardissimo. Vabbè, comunque 22:41, niente, io stavo guardando un po' di vlog. Tempo, se il computer regge, ma reggerà benissimo, sto esportando il benedetto weekly vlogmas che non so come mai, vedete, manca pochissimo. Vedete, manca pochissimo, la parte scuretta diventerà tutta più chiara. La mia benedetta pillola prima che mi dimentico, aspettate. Oggi è sempre sabato, sì. Lei è Mikirei Orai, non so insomma come si pronuncia il suo cognome, e è un'infermiera. E se non mi sbaglio, sia lei che il fidanzato, che è un medico, abitano negli Stati Uniti e io adoro letteralmente i suoi vlog in generale. Cioè adesso vabbè, sta facendo i vlogmas, quindi i suoi non me li perdo mai. Mi piace troppo perché questa tecnica qui del filmare, anche se non si può parlare, poi fare il voice-over dopo, è una tecnica che penso che utilizzerò anch'io. Oppure fare mezzo misto, cioè mezzo parlato, mezzo voice-over, è una figata. E niente, qui ragazzuoli, a mezzanotte Marco ha voluto aprire appunto il calendario dell'avvento del 6 di dicembre, che ridere, e non ha resistito, insomma, anche perché sapeva che comunque c'era un pacchettino oltre al cioccolato. Amore, lo devi sollevare. No, no, non da lì, no, 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 quello non lo devi toccare. Devi fare come se fosse un'agenda. Esatto. E poi la lasci lì. Praticamente gli ho fatto questo album di foto. Che ovviamente lui si è messo a vedere, ha fatto un mix delle nostre foto dal 2018, 2019 e ovviamente anche quest'anno e nulla, ovviamente poi lo completeremo, ecco. Bello, mi è piaciuto tanto realizzare questo. L'album l'ho preso praticamente da Tiger a boh, settembre, cosa del genere. E ovviamente le foto le ho fatte stampare sull'applicazione che si chiama Photosy.
E nulla, devo dire che è stato molto apprezzato, ecco. Meno male, va. Had a very shiny nose. Buongiorno ragazzuole, io mi faccio sempre vedere ormai con lo stesso outfit e tutto. I miei mi hanno letteralmente abbandonata. C'è nessuno in casa, ma penso siano andati a fare la spesa. Scusatemi il rumore molesto, ma è il microonde. Come potete vedere, il fatto che abbia i capelli sciolti, eccetera, mi sono lavata i capelli. Mi sono fatta la doccia, mi sono cambiata, insomma, così. E niente, stamattina ho fatto un po' di cose in realtà, quindi ho dovuto pulire un po' di robe, ho pulito il robottino che poi finalmente dopo ho mangiato, lo faccio mandare. Ho pulito anche il mio modificatore, insomma. Volevo farvi vedere però due cose, aspettate che abbasso l'ISO perché sennò vi acceco. Volevo farvi vedere due cose praticamente che i miei stamattina, quando appunto mi sono svegliata, erano alla Coop a fare la spesa, e mia mamma con i punti si è presa questo che è sempre con i punti, ovviamente, mi sa che ha pagato tipo la spesa minima, insomma, che è una borraccia da 600 ml se non mi sbaglio, sì. E niente, ed è stata realizzata appunto con materiale riciclato, però il pezzo forte è questo qui, che è praticamente, cioè veramente è super super carino questo, e lo utilizzerò ovviamente per andare a lavoro. Devo solamente vedere se riesco a cercare una borsa, cioè termica, decente. Boh, adesso vedo. Comunque volevo farvela vedere perché secondo me merita tantissimo. Allora, qua dentro è fatta così, ok? E poi qua è il pezzo forte. Tac. E ci sono le posate! No, vabbè, troppo bellino. Ragazzuoli, ultima cosa e poi giuro che chiudo veramente questo weekend vlog lunghissimo. Insomma, io mi sono fatta appunto la doccia. Sono qua in bagno perché ci tenevo a farvi vedere i miei capelli. Lo so che la luce è pessima, ma sono veramente stupendi. Oggi ho voluto provare questo shampoo che era da mo' che lo volevo provare. Sempre di Crespi Milano. Ed è uno shampoo argan, contiene acqua distillata e acqua distillata di tè verde bio, vabbè, insomma, è un campioncino appunto che mi era stato mandato una vita fa tipo, e poi ovviamente io sto decimando, perché veramente cerco di utilizzarlo poco 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 per far sì che mi rimanga il più possibile, questi cristalli liquidi di argan, sempre di Crespi Milano, olio di argan bio per tutti i tipi di capelli, e vi giuro che i capelli, cioè, tutta un'altra storia, io non so se voi notate, a parte che sono lucenti, morbidissimi, cioè contate che appunto io ho la decolorazione qua sotto che ormai è andata in realtà. Ragazzuoli, basta, io volevo concludere il video, spero tantissimo che vi sia piaciuto. Non so se riuscirò a registrare altri weekend vlogmas, ma weekly vlogmas sicuramente sì. E niente, io spero tantissimo appunto di avervi tenuto compagnia, noi ci vediamo in un prossimo video sicuramente, e se vi è piaciuto questo video mi raccomando lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Io direttamente dal mio bagno vado a mangiare, che è anche l'una e mezza ed è l'ora di Beautiful, e vi mando un bacione grande, al prossimo video, cheers!